Io odio questi razzisti che vogliono cacciare via i rumeni dall'Italia. No, mi scusi, io sono una persona qualunque, io non c'ho voce in capitolo, sono terra terra. Io sono uno che porta il cane a pisciare al parco, guardi un po'. E tra una pisciatina e una grattatina alle pulci mi faccio un'idea di come va il mondo, di che cos'è la politica. Io dico quello che penso. Io non c'ho peli sulla lingua, io sono quasi come Ferrara. No, mi scusi, voglio dire che io li odio, questi razzisti che vogliono cacciare via i rumeni dall'Italia. Ma perché dico, segua il mio pensiero. Tu sei razzista, cacci via i rumeni, poi con chi te la prendi? No, mi scusi, io voglio dire che il razzista è una persona con poca fantasia, poca immaginazione. Se la razza inferiore non se la trova proprio davanti agli occhi, non riesce ad odiarla. Ma dico, lei se l'immagina quelle brave persone del Ku Klux Klan, quelli che andavano in giro incappucciati a impiccare i negri? Dico, ma lei se l'immagina se non ci stavano i negri in America? Dico, per loro sarebbe stato impossibile. Chi impiccavano? Uscivano la sera col cappuccio in testa, che facevano? Andavano a giocare a calcetto, per dire? No, dico, lei ci ha mai provato a giocare a calcetto col cappuccio in testa e i buchetti per gli occhi? Non per un cazzo. Con quei gonnoni inciampi nel dribbling. Mi capisce? Devi avercela davanti, la classe inferiore. Cioè, per odiarla per bene. No, per esempio, un ciociaro non può odiare gli aborigeni dell'Australia, perché stanno troppo lontani, ma cosa l'immagina? Per fortuna, il mercato mondiale, i flussi migratori, gli portano il negro direttamente in ciociaria a Strangolagalli, provincia di Frosinone. E quello al negretto lo può pure sfruttare nella sua aziendola. Mi capisce? No, no, io voglio dire che questi politici italiani, secondo me, sono troppo poco razzisti. Dovrebbero imparare, che ne so, dagli imprenditori. Ecco, gli imprenditori, quelli sì che sono veri razzisti. Dovrebbero essere loro la classe dirigente. Mi dia retta. L'imprenditore è un vero razzista. L'imprenditore, per esempio, che ne so, il palazzinaro che si prende il muratore rumeno, lo fa lavorare per 20 ore al giorno, poi quando muore lo seppellisce in un plinto e chi si è visto si è visto. Quello è un vero razzista. Oppure, che ne so, quello che si prende la serva filippina e quando rimane incinta a due calci e ragazzi fuori di casa. Quello è il vero razzismo, dico, altro che no. Di che poi, per esempio, anche per il rumeno che, poveretto, non può permettersi il biglietto del treno o del torpedone per arrivare in Italia, l'imprenditore è così un bravo razzista che lo va a sfruttare direttamente in Romania. Prende parte e ci apre l'azienda in Romania, no? No, anche perché lei lo sa che le aziende italiane in Romania sono più di 10.000. Dico, l'Italia è il primo partner economico della Romania, che detto, diciamo, in lingua normale semplice, significa che la Romania è una colonia italiana. Mi capisce? Un rumeno al massimo guadagna 200-300 euro. Con 200-300 euro non ci paghi neanche un operatore di call center part-time in Italia. No, no, mi dia retta, secondo me i politici dovrebbero imparare dal razzismo degli imprenditori. E poi, per fortuna, che in Italia poi di rumeni ce ne stanno anche 1 milione. No, è io che non posso permettermi di arrivare in Romania per odiare un rumeno, il rumeno me lo trovo sotto casa. Quando mi faccio una passeggiatina nel parco posso andare, che ne so, a bruciare una baracca di un clandestino, a picchiare una mignotta slava, per dire, no? Capisce? Questa è civiltà, questo è il razzismo. No, mi scusi, io dico quello che penso, io non ci ho preso la lingua, io porto il cane a pisciare e capisco come va il mondo, io dico quello che penso, io sono quasi come Ferrara. Voglio dire che poi la cosa bella del razzismo degli imprenditori, sa qual è? È che l'imprenditore ti dice che lui non è razzista. No, e ci crede per davvero. Ti dice che è normale, che è la legge del mercato. Capisci? Perché io voglio dire una cosa, una metafora. Secondo me il razzismo è come il culo. Mi segua? Nel senso che tu, il culo, il tuo, non riesci mai a vedertelo. Capisci? Quanti siamo nel mondo? 6 miliardi? Ecco, se giri il mondo vedi 6 miliardi di culi, tutti meno uno, il tuo. E così con il razzismo, vedi il razzismo addosso a tutti e addosso a te non lo scopri mai, non lo vedi mai, non lo percepisci mai. Io ho un amico con cui andiamo a picchiare i barboni, no? Una volta stavamo picchiando un barbone e gli ho detto questa metafora del culo e del razzismo. E questo amico mio mi ha detto che era un po' troppo volgare parlare di culo. Mi ha detto si potrebbe anche parlare di denti, che effettivamente anche i denti, tu vedi i denti degli altri ma non vedi i denti tuoi, no? In quel momento Dio ha voluto che io dessi un calcio in bocca al barbone, gli staccassi 3 denti uno appresso all'altro, ta 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 ta, a raffica. E infatti a questo amico gli ho detto, lo vedi? Adesso questo barbone, questo pezzente, i denti suoi se li può vedere. Dico, per non parlare poi del fatto della dentiera, che addirittura è tutto un mucchietto di denti che uno la sera se li togli dalla bocca, li mette a mollo nel bicchiere con la pasticca quella igienizzante che li pulisce e puoi anche addormentarti guardando i tuoi denti. Gli ho detto a questo amico, dico, a me piacerebbe la sera tornare a casa e infilarmi a letto,
smontarmi il culo come una dentiera e metterla a mollo nell'intimo di Carinzia in un secchio sul comodino. E così potrei addormentarmi anch'io guardandomi il culo. No, mi scusi, io sono forse un po' volgare, ma perché sono terra terra, io sono l'uomo della strada, ecco, io vengo al parco, porto a pisciare il cane e mi faccio un'idea di come va il mondo. Io non ci ho preso la lingua e dico quello che penso, io sono quasi come Ferrara.